Ben ritrovati su Turismo e Peschiera. Oggi scendiamo sotto il livello della Piazza d'Armi e andiamo a toccare con mano la darsena medievale. Oggi vi mostro dal vivo, quindi toccando con mano proprio, la linea della darsena medievale. La piazza di Peschiera, che è questa che vedete, chiaramente prima del recupero rinascimentale era la piazza davanti al castello di Peschiera, il castello Scaligero, e qui vi era una darsena, quindi con l'acqua che percorreva tutta questa parte qua. Questa è la rocca, questa è la piazza d'armi, con quella linea di marmo grigio che è ancora riportata, proprio per testimoniare che lì c'era una darsena dove sormeggiavano le navi. Ecco, qui scorreva l'acqua. Come scorreva l'acqua lungo questa via? Quando questa via era protetta alla destra dalle alte mura merlate medievali, quindi proprio un cambiamento radicale per Peschiera. Beh, adesso, come vedete, stiamo scendendo dentro la piazza d'armi, proprio sotto il livello stradale, perché durante i lavori di recupero della piazza si è mantenuta una parte della darsena proprio a scopo dimostrativo, divulgativo. Ed ecco qua, questa è la massicciata in sasso della darsena. Qui scorreva l'acqua proprio a ricoprire questa massicciata in sasso, e questa era una delle particolarità di Peschiera: canali che circondavano l'allora castello medievale e una darsena dove si potevano ormeggiare le navi. In alcuni tratti di questa darsena sono stati rinvenuti anche gli anelli in ferro battuto che servivano proprio per legare le imbarcazioni. È qualcosa veramente di particolare, nascosto, come vedete in questo caso sotto il manto stradale, ma bello da ricordare. Concludendo, un attimo fa era proprio qua sotto questa vetrata, chiaramente chiusa al pubblico per questioni proprio di sicurezza, ma come vedete vi ho portato proprio là sotto per toccare con mano quella parte della storia, tra le tante, nascosta di Peschiera, ma che c'è ed è giusto conoscere.